Ciao a tutti, come state? Spero tutto bene. Oggi sono qua di nuovo per farvi vedere gli ultimi arrivi nella mia libreria. Ma prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivare la campanella per non perdere tutti i prossimi video e lasciarmi un like di supporto. Tanto, come vi ricordo sempre, per voi è assolutamente tutto gratuito, ma mi serve per mantenere in vita il canale. Allora, questo video si dividerà in due. Da una parte avremo i libri acquistati al mercatino dell'usato e dall'altra parte invece avremo nuovi libri acquistati in libreria. Scusate, Zeus, il mio cane aveva aperto la porta e quindi gentilmente Antonio me l'ha richiusa. Allora, io inizierei subito con le chicche che io e Antonio abbiamo trovato al mercatino dell'usato e partirei con l'unico libro che ha trovato per sé, e sto parlando di The Outsider di Stephen King in formato rigido. Questo nuovo costa una ventina di euro, lui l'ha trovato a 8 euro. Non l'abbiamo trovato scontato perché è al mercatino dell'usato solamente da un mesetto. Solitamente il mercatino dell'usato vi iniziano a scontare gli oggetti a partire dai 60 giorni, ma va benissimo perché comunque anzi spendere 8 euro che 20. Poi devo dire che è in perfette condizioni sia esternamente che internamente. Antonio, come l'ha visto, se l'è portato a casa. Vi leggo la trama. La sera del 10 luglio, davanti al poliziotto che lo interroga, il signor Ritz è visibilmente scosso. Poche ore prima, mentre portava a spasso il cane, si è imbattuto nel cadavere martoriato di un bambino di 11 anni. Così, la testimonianza del signor Ritz è solo la prima di molte che la polizia raccoglie in pochissimo tempo, perché non si può lasciare libero il mostro che ha commesso un delitto tanto orribile. Quindi vedremo un poliziotto alle prese con il cadavere di un bambino. Sarà una persona ad averlo ucciso o uccisi, o ci sarà un vero e proprio mostro? Vedremo Antonio, quando lo leggerà, cosa ci dirà. Io invece ho trovato ben quattro libri. I miei invece sono stati tutti scontati perché si trovano al mercatino dell'usato da più di 60 giorni, alcuni anche dal 2018. Di cosa parliamo? Allora, come primo libro sono riuscita a trovare Inspira, Espira e Uccidi di Kirsten Duss, edito per Le Chiocciole, al prezzo di credo una quindicina d'euro. Al mercatino stava a 5 euro, ma me l'ha messo 4 euro. Non a metà prezzo, però dipende molto dal titolare del mercatino, perché vi sono alcuni mercatini che vi applicano direttamente il 50% di sconto, altri invece che vi fanno una piccola percentuale, però va benissimo perché comunque è un risparmio. Io questo libro l'avevo in wishlist da tantissimo tempo. Lo avevo già visto esattamente qualche giorno dopo che era stato portato al mercatino, ma ho rischiato e ho fatto bene, così che è stato scontato però solamente di 1 euro, ma va bene così, non importa. È un thriller. Vi leggo anche qua la trama. E se qualcuno applicasse alla lettera i principi della mindfulness per liberarsi dei propri problemi, facendoli fuori uno a uno? È quello che succede a Born, avvocato in carriera dalla clientela molto esigente, quando la moglie lo spedisce a fare un corso di mindfulness, minacciandolo di divorziare e di allontanarlo dalla figlioletta, a meno che non impari a conciliare famiglia e lavoro. Ma non è semplice applicare quei sani principi quando il tuo maggiore cliente è un mafioso narcotrafficante che per sfuggire alla polizia si nasconde nel tuo bagagliaio durante una gita con tua figlia. Quindi è un thriller, ma a me la trama per ora fa solo che ridere. Per impedire al lavoro di entrare nella sfera privata, Born ha un'unica scelta: lasciare il lavoro nel bagagliaio sotto il sole, con conseguenze letali ma salvifiche, finché la scomparsa del boss lo obbliga a prendere in mano la gestione dei suoi loschi affari e sostituirlo. Quindi è un libricino piccolino, perché è vero che sono 370 pagine, però mi sembra che si legga in modo molto scorrevole, perché appunto il font è molto arioso. Io, ripeto, non vedevo l'ora di portarlo a casa, spero che la scrittura della scrittrice mi possa piacere, perché non ho mai letto nessun suo romanzo. Poi sono riuscita a trovare un altro thriller, e anche qua ho azzardato perché già la scorsa volta l'avevo
trovato, credo di essere stata l'ultima volta al mercatino un mesetto e mezzo fa. Ma l'avrei pagato a prezzo pieno, ho aspettato e sono riuscita a ritrovarlo. Sto parlando di Ti sto guardando di Teresa Driscoll. Scusate, prezzo di copertina 10 euro, al mercatino stava 6,50 euro, anche questo me l'ha messo 4 euro. Scusate, quindi qua ho risparmiato leggermente in più rispetto all'altro. Questo è in copertina rigida, anche qua non ho letto mai nulla dell'autrice, però è una trama che mi aveva colpito e quindi mi era rimasto il pallino e per fortuna l'ho trovato. Durante un viaggio in treno, Ella nota due uomini che flirtano con degli adolescenti. Inizialmente non dà molto peso alla cosa, ma quando comincia a mettere meglio a fuoco la situazione, il suo istinto le dice che dovrebbe intervenire. È sul punto di chiamare aiuto quando qualcosa la ferma. Il giorno successivo, al risveglio, scopre che Hannah, una delle ragazze, è scomparsa. Trascorso un anno, Ella non ha ancora trovato il coraggio di perdonarsi, ma c'è anche qualcun altro che non ha dimenticato. Ella inizia infatti a ricevere inquietanti lettere piene di minacce, lettere che le fanno tremare. Le fanno temere per la sua stessa vita. È la paranoia a convincerla che persino le persone che la circondano sappiano qualcosa di cui lei è all'oscuro. L'unica cosa certa è che qualcuno la sorveglia e sa sempre esattamente dove si trova, perché la sta guardando, la sta guardando. Ovviamente la trama mi attira tantissimo. Anche qui la scrittura è abbastanza ariosa e anche questo libro consta di 320 pagine e finalmente sono felice di averlo nella mia libreria. E poi ho trovato due libri di Feltrinelli sul versante pedagogico perché entrambi parlano di bambini. Sarà un po' la mia indole professionale perché io sono educatrice, ma soprattutto la mia indole materna, e quindi per portarmi avanti per quando sarà, si spera, sto già racimolando un po' di libri che mi potranno servire appunto ad affrontare al meglio anche il mio ruolo materno oltre che professionale. E mi sono portata a casa questo libro che ho visto in qualsiasi libreria, in qualsiasi mercatino dell'usato, e finalmente mi sono decisa a portarlo a casa, e sto parlando di I No che aiutano a crescere di Asha Phillips. Questo libro è veramente famoso, ne ho sentito parlare tantissimo, anche bene, quindi quando l'ho trovato a 1,50 euro, perché al mercatino stava 3,50 euro, ma questo libro sta appunto lì dal 2022 anziché 10,33 euro. Ho deciso appunto che era giunta l'ora di prenderlo e metterlo nella mia libreria. Allora, fondamentalmente è un libro pedagogico, non è ovviamente un romanzo, ma è un saggio e aiuta i genitori a dire no, ma in modo educativo, in modo pedagogico e appunto ad utilizzarli nel modo migliore possibile. Vi ripeto che nella società odierna, secondo me, è impossibile di diventare genitori senza essere un pochino informati e formati, e quindi già in preludio di un qualcosa di futuro mi voglio tenere al passo e aggiornata. Ciò che questo libro si propone di fare è quello di fornire le indicazioni utili a decifrare come, quando e perché è importante dire no, perché troppo spesso i no non vengono detti e alcune volte invece vengono detti dei no che non hanno alcun senso, e quindi bisogna essere preparati. Altro libro su questo filone è Il bambino è competente di Jesper Juhl, Valori e conoscenze in famiglia. Questo libro costerebbe 11,36 euro, al mercatino stava 2,25 euro, ma essendo che stava lì dal 2018 credo che me l'abbia fatto 1 euro. Quindi dove lo ritrovo un libro di pedagogia che spesso fanno anche studiare all'università a 1 euro? Da nessuna parte. Qui
aiuta i genitori a comprendere i punti di forza, le potenzialità del bambino ed aiutarlo a sviluppare le sue potenzialità, il tutto coniugato alle tradizioni e ai valori della vita e quindi anche ai valori che appunto i genitori le possono loro trasmettere, come la gentilezza, l'amore, l'educazione, il rispetto, la bontà e eccetera eccetera. Sono libri piccolini perché entrambi stanno sulle 190 pagine scarse, poi sono scritti anche qua in modo molto arioso e non vedo l'ora di leggerli. Ne ho già 5 nella mia libreria di libri di questo tipo, non li ho ancora iniziati perché li leggerò quando appunto sarà il momento, però intanto sono contentissima di averli nella mia libreria. E poi, dopo essere andati al mercatino dell'usato, io e Antonio siamo andati nel centro commerciale della città perché hanno aperto un nuovo punto vendita Giunti. Noi Giunti lo abbiamo già al centro della città, ma per fortuna lo hanno aperto anche al centro commerciale perché quello in città è un pochino piccolo, tiene soprattutto nuove uscite e tre, massimo quattro libri per l'autore, ma non tutti gli autori più famosi. Invece il punto Giunti in questo centro commerciale è davvero grande, è ben rifornito, ha tanti libri scontati, ha sia nuove uscite che uscite non troppo recenti, mi ci è piaciuto tantissimo. Antonio si è portato a casa due libri di Stephen King scontati al 20%, e sto parlando di Joyland, tutti in copertina flessibile, editi per la Pickwick. Questo sarebbe costato 10,90 euro, appunto andateci a sottrarre il 20%. Siamo nel 1973 in Carolina del Nord, quando Devin è uno studente universitario squattrinato e con il cuore infranto. Per dimenticare l'ex fidanzata e guadagnare qualche dollaro, decide di accettare un lavoro in un Luna Park. Arrivato nel parco divertimenti, viene accolto da un bizzarro gruppo di personaggi e presto scopre che il luogo nasconde un terribile segreto. Nel castello del Brivido è rimasto il fantasma di una ragazza uccisa 4 anni prima. E così, mentre si guadagna il magro stipendio, Devin dovrà anche combattere il male che minaccia Haven Bay e difendere la donna della quale nel frattempo si è innamorato. Devo dire che ci sono davvero pochi titoli, ve l'ho già detto, di Stephen King che leggerei, e però questo si aggiunge a quei pochi titoli che voglio assolutamente recuperare, perché devo dire che la trama mi intriga parecchio, poi credo che si legga anche molto velocemente perché, guardate, a parte che è un libro piccolino, cioè più grande della mia mano, e poi è scritto veramente in modo molto lineare. Tra l'altro i capitoli sono separati. Ora non lo trovo più, ovviamente, da un cuoricino troppo troppo bellino. E è riuscito a trovare sempre scontato al 20% anche se scorre il sangue, perché ultimamente gli avevo recuperato, lui si era comprato, non mi ricordo, The Outside. Ah no, eccolo qua, ecco. Che stupida. Allora, praticamente al mercatino ha preso questo, poi quando ha visto alcuni libri di Stephen King si era accorto che gli unici due scontati che non aveva ancora appunto erano questi due, e poi guardando un po' le copertine e informandosi anche su internet, proprio lì in libreria, si è reso conto che Se scorre il sangue è il seguito di Outsider. Infatti anche su Amazon solitamente vengono venduti in combo anche sul Kindle, e quindi quando l'ho trovato scontato al 20%, quindi anziché 15 euro l'avrà pagato 12, ha deciso di prenderlo. Almeno quando leggerà questo, ha già anche il suo seguito. Sapete che Antonio sta cercando di avere, che sia nuovo, che sia usata tutta la bibliografia di Stephen King, in quanto è il suo autore preferito. Non vedo l'ora ora di finire il video e di andare a togliere queste etichette odiose. Allora, questo, nonostante sia il seguito di The Outsider, questo è un insieme di racconti che per capirli appunto occorre aver letto questo libro, da quello che ho capito. E infatti, esatto, vedete, eccolo qua, tipo qui c'è la vita di Chuck, che credo che sia poi un personaggio
personaggio di questo libro, poi ci sono i capitoletti e poi finiti i capitoletti inizia un altro racconto, insomma. Tra l'altro ci sono dei racconti che fanno riferimento a dei giorni di alcuni anni, tra l'altro 2021, quindi recentissimo, e ad esempio questo non mi interessa leggerlo. E poi invece a me ha deciso di regalare l'unico libro che mi interessava, cioè, o meglio, tra tutti quelli che mi interessavano, quello che volevo nel minor tempo possibile era questo. Live Your Best Lie, Tutti hanno un segreto, di Jesse Weaver, edito per Giunti, al prezzo di 16 euro. Io non lo volevo prendere perché per una che legge tanto 16 euro sono tanti, però quando ho visto che lui si prendeva due libri io non ero interessata a prendere nessun libro, perché voglio smartire appunto quelli che ho in libreria, ho deciso di regalarmelo. Tra l'altro guardate quanto è bello, ovviamente il rosso è il sangue, poi dentro ci sono anche, ora vi faccio vedere, ci sono delle chat, e ora capirete perché ci sono delle chat, e ci, vedete, chat, e ci sono anche dei post di Instagram, di, ecco qua. Allora, la protagonista si chiama Summer ed è una ragazza, la cosiddetta ragazza considerata perfetta perché è ricca, perché è bella, perché la sua passione, ossia quella di scrivere libri, sta per prendere il volo, in quanto il suo primo libro sta già per diventare un best seller ancora prima della sua uscita, perché questa ragazza ovviamente è famosa già sui social e quindi ha sponsorizzato talmente bene il suo libro che appunto si prospettano già milioni e milioni di vendite. La ragazza perfetta, la sera di Halloween, ovviamente organizza una festa nella sua mega villa. Peccato che esattamente la sera della festa tutti ricevono una notifica su Instagram con una foto appunto della ragazza con scritto tra 5 minuti sarò morta. Quindi da lì ovviamente si espande il panico, forse non tra tutti gli invitati, e vedremo cosa succederà. Io non vedo l'ora di leggere, al momento io ho lettura a casa di foglie, quel bel mattonazzo che vi avevo presentato diversi video fa, che anche quello mi ha regalato Antonio, ed è un libro molto molto impegnativo, e sicuramente finito quello non vedo l'ora di leggere questo. Anche questo video è finito, io come sempre spero di avervi dato qualche spunto per le vostre prossime letture, ma soprattutto spero di avervi tenuto compagnia. Ciao!